Ciao a tutti ragazzi, sono Gabriele di Men. Oggi in questo episodio per parlarvi del problema delle coppe e proprio usare le spoiler perché la registrazione non funziona su quelle che non sono giochi e quindi o videogiochi, e quindi voglio parlare del coppa. Vabbè, ho usato una mod like injection per fare questa cosa qua. Allora, parlarvi del problema del noto problema del coppa, ovvero il problema che il problema che potrebbe portare molta gente infuriata ad attaccare lo studio di YouTube, e questo non va bene. Allora, semplicemente lo studio di YouTube potrebbe andare proprio le persone incavolate adesso in quest'anno, all'inizio di quest'anno, andare dallo studio di YouTube e sfasciare tutto. Allora semplicemente lo studio di YouTube, se questa cosa proprio, allora per esempio lo studio di YouTube, semplicemente, ok, mi sa meglio che lo fermo questo perché proprio non fa proprio l'umore. Ok ragazzi, proprio scusatemi, ok, ha capito questo. Allora, parlavi dello studio di YouTube. Semplicemente in YouTube capiterà che sta uno studio. Lo studio che mi sa possibilmente molte persone andranno ad attaccare lo studio di YouTube. Semplicemente capiterà questo. Allora, okay, va bene che proprio provo a passare proprio il volume zero. Ok ragazzi, ho sentito un po' di cose, allora. Semplicemente va bene adesso dire che per l'appunto, vabbè, dire di questo problema qua di spoil. Allora, in spoil c'è questa cosa qua del coppa, dopo che hanno virato proprio delle leggi, una legge del coppa, proprio dopo che hanno virato questa legge del coppa, ragazzi, la legge hanno deciso di pagare una multa, ovviamente salatissima. Ma dopo questa cosa qua hanno deciso di mettere proprio di fare questa legge anche per tutti gli stati di YouTube, visto che YouTube è statunitense, e quindi anche chi non è statunitense, se per esempio fa mette una categoria video male, in una categoria, boom, riceverà una multa costosissima. Forse anche se non è statunitense, quindi una multa lo stesso da YouTube, proprio cosa proprio ingiusta. E quindi capiterà che di sicuro che poi tutti gli youtubers non potranno guadagnare dai video per bambini dovuta a sta stupida legge, quasi stupida, vabbè, a sta stupidata di YouTube in realtà che ha deciso. E quindi ragazzi, letteralmente così YouTube proprio vuole chiudere proprio. E quindi potrebbe chiudere YouTube, togliere anche i commenti, tutto. Fare togliere i commenti, mettere mi piace, quello a tutti gli utenti che immaginano, ed è questa una stupidata colossale. E poi vabbè, e quindi se c'è un canale per bambini, potresti anche non guadagnare. Non potrei guadagnare, poi chiudere il canale perché guadagni un cavolo finché YouTube non cambia sta stupidata, perché mi sa la gente sarà incacchiata nera e andrà di sicuro allo studio di YouTube per sfasciare lo studio intero. Quindi è ipotetico che poi la gente andrà a sfasciare lo studio per intero. Semplicemente capiterà che magari se la gente che attaccherà San Bruno ribellandosi contro questa cosa qua, una specie di rivoluzione. Dopo questa cosa qua, mi sa YouTube, essendo il proprio staff, deciderà di cambiare le cose. E ma se poi vengono le stati di queste persone, ma poi magari arrivano di nuovo e ancora mette le guardie, ma magari arrivano ancora e magari si inseriranno un po' nelle scatole e magari chiudono. Ok, vuol dire che semplicemente potrebbe capitare anche qualcos'altro. Ok, mi si è crashato spoil e mentre stavo spendendo il saldo dopo ho detto semplicemente. Beh, e quindi ragazzi, così. E poi vuol dire che semplicemente capita questo. Potremmo chiudere YouTube, oppure modificheranno una cosa e faranno che anche i canali per bambini guadagnano, perché sono anche youtuber per bambini,
che si guadagnano, e senza questo si chiuderanno il canale e sarà un pasticcio assurdo, è una problematica, una situazione problematica. E YouTube sta proprio veramente peggiorando proprio in una maniera assurda, sta peggiorando in una maniera assurda. Quindi la cosa proprio che è proprio meglio fare è semplicemente non proprio che proprio viene sistemato questo problema e fine della storia, ragazzi. Quindi ragazzi, è meglio proprio che YouTube proprio venga sistemato questo problema, e ovviamente c'è gente che proprio sarà d'accordo con me con questa cosa. E quindi ragazzi, questa cosa dovevo fare YouTube in quest'anno, cambia idea, lo staff, anche quello di Google, smetto magari di usare proprio le informazioni dei bambini per le cose, i cookie, se no capire che io ne fanno il problema, anche vabbè, la legge coppa non si potrà togliere, ma magari la supervisione di YouTube sì. E quindi ragazzi, ok, me ne parlo, ok? E ragazzi, con questo episodio è tutto. Speriamo che proprio YouTube, la situazione di YouTube si sistema, e semplicemente speriamo che proprio tutto si sistema, speriamo con tutto il cuore. Quindi ragazzi, proprio bisogna sperare, proprio condividete il video se possibile della situazione Coppa, e quindi della situazione Coppa, e quindi Coppa, non la Coppa del Coppa, ma Coppa che è la prevenzione. E quindi ragazzi, in questo periodo tutto si può online property privacy qualcosa, non mi ricordo bene. E comunque ragazzi, proprio, fate attenzione proprio alla cosa adesso, quindi proprio ragazzi, meglio fare qualcosa. Mi sa meglio che YouTube cambia, prima che adesso mi viene di YouTube e si attacca a San Bruno, ad attaccare lo studio, a sfasciare praticamente tutto. E questo è proprio il primo di gennaio del 2020, ovvero di questo decennio nuovo. E quindi ragazzi, speriamo proprio che sì, abbiamo tutto un futuro felice, come spero sempre, e che proprio queste stupide leggi vengano proprio togliete letteralmente la legge del Coppa, proprio il Coppa, che adesso vado a vedere, proprio il Coppa, proprio la legge Coppa, che sicuramente è la legge più famigerata, proprio che magari proprio che farà la causa che potrà rovinare YouTube, proprio non solo in italiano, ma intendo proprio online privacy, che sarebbe in realtà proprio di fare, speriamo che proprio adesso quando lo sto per dire il Side Online Privacy Protection Act proprio fanno qualcosa proprio che proprio gli Stati Uniti con questa legge federale non lo fanno in tutti i paesi, e che tutti gli YouTubers possono guadagnare con i video di YouTube, se no sono anche YouTubers per bambini, o magari bambini YouTubers sono anche bambini che non potranno guadagnare nulla, e quindi sono un po' sporco fino di bancarotta. È una cosa bruttissima, e quel tanto che poteva capitare che, dovuto a questo, potrebbe essere persino fatto un'invenzione, potrebbe qualcuno creare un'invenzione che trasformerebbe tutti i maggiorenni in così, tutti i maggiorenni in trasformare tutti i maggiorenni. No, tutti i bambini, i maggiorenni. Quindi ragazzi, con Gabriele di meno è tutto, e con Gabriele di meno è tutto ragazzi, e ciao a tutti, preferisco proprio così, e ciao a tutti, speriamo proprio che adesso proprio la situazione Coppa si sistema, perché è proprio assolutamente così, e ciao a tutti ragazzi. E ciao a tutti ragazzi.